Grazie Alessio, noi parliamo di rete, parliamo di internet, parliamo dei social per cercare di capire intanto di cosa si discute in rete, quali sono gli argomenti della campagna elettorale di cui più si discute sui social, ma parliamo anche di quella che è la guerra dei like tra i leader politici e di come si informano gli elettori, i cittadini, se solo sui social o se i media tradizionali resistono. Intanto vi presento i miei ospiti. Qui in studio con me c'è Alessio Postiglione, esperto di comunicazione dell'Istituto Universitario Europeo. Buon pomeriggio. Buon Grazie. pomeriggio a voi. Collegata con noi da Pisa c'è Roberta Bracciale, ricercatrice di scienze politiche e sociologia dei nuovi media e fondatore di Polycom.online. Tutto giusto? Tutto giustissimo, assolutamente. Buonasera e grazie Benissimo. per l'invito. A tra poco, ancora collegato con noi da Treviso, c'è Daniele Marini della Community Media Research, direttore scientifico di Community Media Research. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi. Ma partiamo da cosa? Da una nostra nuova iniziativa di Sky TG24 da qua fino al voto. La nostra social room con Facebook, che analizza in periodo elettorale i flussi di argomenti più discussi, gli hashtag più utilizzati, i politici più nominati. Cosa facciamo allora? Ci colleghiamo con Milano, dove c'è la nostra Francesca Baraghini al Digiwall. Francesca, vorrei che ci chiarisse intanto appunto di cosa stiamo parlando. Guarda, Facebook decide di tracciare quelle che sono le parole chiave per raccogliere quindi le percentuali e raccontare le elezioni sempre più vicine, le elezioni del 4 di marzo, parole chiave che possono essere elezioni 2018, voto 2018, elezioni politiche 2018, i nomi dei leader dei partiti politici, così come proprio letteralmente i partiti oltre che i loro temi. Sono percentuali di tipo quantitativo e non qualitativo, quindi non sappiamo precisamente se si parli bene, se si parli male. Qualcuno diceva l'importante è che se ne parli, quindi quando vedete queste percentuali è il numero delle persone che stanno parlando. In questo caso apriamo Silvio Berlusconi. Persone equaleggiamo 2.318.369 per un'interazione di 10.865.925. E quando parliamo di interazioni vogliamo dire quelli che sono i commenti, le reazioni ai post, quindi i commenti, i like, oppure retweet, la condivisione. Ecco, guardate un po' quali sono, perché sono stati anche divisi per uomini e donne, sono più gli uomini, e questo lo troveremo un po' tra tutti i leader politici, l'età anche, 18-24 anni, stiamo tanto parlando dei ragazzi al loro primo voto, eppure pare che su Facebook soltanto l'8% parli, in questo caso di Silvio Berlusconi, ma tra poco vedremo anche Luigi Di Maio, guardate, vi faccio subito vedere, il numero è questo, il 7%, con 2 milioni circa di persone, interazioni qui veramente al massimo, 17 milioni 382, possono essere anche le reazioni alle tante litigate, alle parole, ecco, che fanno più discutere su Facebook. Tra poco vi faccio vedere anche quella che è la mappa di calore. Ma intanto, Piero Grasso, in questo caso il 6% tra i diciottenni, il numero rilevante è comunque e sempre, almeno su Facebook, tra i 45enni e i 54enni, perché sono loro, coloro a discutere maggiormente di politica. Le interazioni qua sono 777.000. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda Giorgia Meloni, 875.000 le persone, ma le interazioni qui siamo a 4 milioni. E ancora vi porto a vedere Matteo Renzi, 2 milioni di post, di persone. In questo caso le interazioni 12.692.000. Anche qui, come vedete, i diciottenni tra i 18 e i 24 sono l'8% e come sempre il numero più alto è tra i 45enni e i 54enni. Chiudiamo con Matteo Salvini, vi faccio vedere quali sono le interazioni rispetto poi alle persone, quindi le reazioni sono tante, 11.410.000 appunto. E parlando di leader, parliamo anche di mappa di calore, perché vi faccio vedere subito che cosa succede. Quando si parla di Silvio Berlusconi, e anche qui si parla e non sappiamo quali siano i temi, nel senso quali siano poi se bene, se male, ma è un po' tutta l'Italia che parla di Silvio Berlusconi. La stessa cosa si può dire, guardate, di Luigi Di Maio. Questa mappa di calore funziona così: più è scura, più c'è intensità nel parlare di questa persona, in questo caso Luigi Di Maio. Pietro Grasso, in questo modo, vediamo un po' meno in Veneto. Giorgia Meloni, poco, pochissimo in Campania. Matteo Renzi, in questo caso un po' in tutta Italia. Matteo Salvini,
poco al sud. Possiamo affrontare anche quelli che sono... È comprensibile, direi, eh? Dicevo, possiamo affrontare anche quelli che per quanto riguarda i partiti, vi faccio vedere la differenza che c'è. Quando parliamo abbiamo visto di Silvio Berlusconi un po' tutta l'Italia, così poco al sud per Matteo Salvini, guardate il sud quando si parla di Lega. Per quanto riguarda i temi è interessante questo discorso, perché affari esteri, pensiamo a Trump, pensiamo a quello che succede in Siria. Io voglio farvi vedere quanto aggrega l'Italia, almeno nel parlare, non tanto nella condivisione poi delle opinioni. L'economia, tema economia moltissimo, il tema giustizia anche, il tema immigrazione che tendenzialmente colpisce per quanto riguarda gli sbarchi il sud, la Sicilia e la Calabria. Vediamo però che se ne parla molto meno rispetto al nord, e mi soffermo anche sul tema sicurezza. Guardate, tutta l'Italia unita in tutto ciò, anche le tasse in qualche modo uniscono, i trasporti, soltanto la Liguria, anche perché poi ognuno guarda quali sono i problemi regionali. Vuoi farmi vedere quella del lavoro? Certamente, guarda, ti faccio subito vedere, il lavoro anche qui unisce, se ne parla tanto, tantissimo. Guardiamo le regioni più colpite, c'è la Sardegna e c'è la Toscana anche qui, ma sono un po' tanti i temi condivisi. Se vado su regioni, come dicevo, visto che ognuno poi guarda a quelli che sono i temi di casa, ecco, i trasporti per la Liguria, per quando parliamo di regioni in questo caso e magari vogliamo parlare di quelli che sono i temi per l'indipendenza, guarda qua che cosa succede, ci sono regioni, ecco, che magari difendono i propri valori, la Sardegna, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, e poi andiamo in Trentino, Alto Adige, dove certo si discute per quanto riguarda l'indipendenza. Leader politici, Silvio Berlusconi, per quanto riguarda i temi legati alle persone che parlano di lui, economia, lavoro, welfare. Teniamo d'occhio la parola lavoro, perché così cerchiamo anche di capire tramite Facebook qual è la percezione quando si parla dei candidati leader. Di Maio, temi, il lavoro lo troviamo anche qui, trova un po' le differenze, ecco, perché sono uguali, economia, lavoro, welfare, mentre se andiamo su Liberi Uguali con Pietro Grasso, lavoro al primo posto, economia, istruzione. Mi sposto su Giorgia Meloni, guardate qui anche il lavoro c'è, è all'ultimo posto, secondo appunto le persone che parlano di Giorgia Meloni. Al primo tema c'è la sicurezza, e quindi in qualche modo sembra quasi che si parli molto di quelli che sono gli scontri televisivi ed in piazza. Matteo Renzi, il primo posto è dedicato all'economia, per chi parla di Matteo Renzi all'ultimo posto c'è il lavoro. Incredibilmente, e qui concludo, quando parliamo di Matteo Salvini su Facebook, per chi parla di Matteo Salvini, il lavoro non compare, al primo posto c'è l'immigrazione. E d'altra parte il tema su cui sicuramente batte di più. Grazie ancora alla nostra Francesca Baraghini, grazie, questo era il primo appuntamento con la nostra social room, e vi invitiamo chiaramente a seguirlo poi anche nei giorni successivi. Subito un commento su quello che abbiamo visto dai nostri ospiti. Intanto Postiglione. Ma diciamo che gli italiani dimostrano di essere molto interessati a dei temi che sono effettivamente nelle conversazioni dei politici, anche se in questo momento noi vediamo come la campagna elettorale è dominata da una serie di temi che probabilmente sono eccentrici rispetto anche a quelli che emergono nei social media. Quindi io vedo una distonia, una divaricazione fra la comunicazione che avviene sui giornali, dove c'è un po' un racconto della bolla mediatica, temi che riguardano le ecoballe, rimborsopoli, questi temi un po' tipici della politica politicante, del correntismo, del chiacchiericcio, della politica che parla all'interno di se stessa, della propria bolla. Sui social invece, visto che si disintermedia, i politici sono costretti non a parlare dell'ultima agenzia, della corrente del PD, ma sono costretti a parlare effettivamente dei temi reali posti dai cittadini, perché la caratteristica principale dei social media è che appunto, disintermediando rispetto ai professionisti della mediazione, partiti, intellettuali, giornalisti, professori, i temi del paese reale emergano con più prepotenza. Che poi le conversazioni dei social media siano basate su valutazioni di tipo razionale è tutto da vedere. Io credo che noi viviamo la democrazia delle emozioni. Da questo punto di vista i social media rischiano di essere la filter bubble, come si dice,
che è dominato un po' dalle pulsioni di pancia degli italiani. Sa, su Facebook siamo un po' tutti quanti amici, si fa like, le sensazioni e le emozioni prevalgono sulla razionalità. È strettamente connessa al tema dei social media il primato delle cosiddette fake news o di quella comunicazione di pancia che devia il percorso fisiologico della comunicazione politica che dovrebbe stare sui temi e invece devia sulle emozioni. Il rischio è altissimo. Roberta Bracciale, abbiamo detto fondatore tra l'altro di Policom.online, i follower sono reali quelli dei leader politici? Bella domanda. Diciamo che noi in particolare ci siamo occupati di analizzare ovviamente i follower su Twitter, che è un ambiente, una piattaforma particolare perché appunto è abitata da una quantità limitata di italiani rispetto a Facebook, però proprio come diceva il collega prima, ha il grande vantaggio di disintermediare la comunicazione, di renderla immediatamente accessibile ai giornalisti stessi. I follower sono reali, diciamo che abbiamo riscontrato nella quota di utenze che seguiamo, che per ora sono i principali leader politici e i principali partiti, una quota non molto elevata di fake follower, ovvero di profili finti che seguono i leader per vari motivi. Questo seguire i leader può essere limitato a un incremento della popolarità del leader, che così dimostra di avere tanti follower e di essere popolare all'interno di Twitter, attirando quindi altri follower a sua volta, oppure possono essere dei bot, ovvero degli account che compiono delle operazioni, come per esempio ritwittare il messaggio del leader politico o del partito, ricondividerlo, mettergli un cuoricino, quindi un like, e renderlo per questo più visibile all'interno della twittosfera. La clac virtuale, che però funziona molto bene ovviamente per la logica dei network, quella della viralità, della condivisione dei messaggi. Nel caso dei politici italiani, in realtà, contrariamente a quanto riscontrato recentemente con un'inchiesta del New York Times, non abbiamo rilevato un acquisto ingente, di un quantitativo ingente di follower nel corso di questi ultimi tempi. Come si vede un acquisto ingente di follower? Sostanzialmente perché le date di nascita di questi account finiscono per essere tutte molto vicine. Ci tengo però a precisare una cosa sulla questione dei follower, ovvero il fatto che avere tanti follower in realtà non significa riuscire poi a diffondere il proprio messaggio. Si parla, diciamo, della fallacia del milione di follower, ovvero che avere soltanto una grande quantità di utenti che ti segue non serve a niente se questi poi non ti citano, non ti menzionano e non ti retweetano, quindi rendono visibile il tuo messaggio all'interno della rete stessa. Su questo punto è molto interessante il dato che abbiamo riscontrato sulla quota di utenti attivi, quindi il contrario dei fake follower, gli utenti che effettivamente partecipano alla conversazione dei leader e dei partiti. Sono una quota abbastanza risicata, abbastanza piccola, abbastanza contenuta di utenti che in realtà possono così diffondere il messaggio il tweet, il post del leader, il video o i temi di cui il leader si vuole prevalentemente occupare perché in qualche modo sono attivi all'interno della piattaforma. C'è anche da dire che Twitter è una piattaforma particolarmente interessante per gli addetti ai lavori, quindi per i giornalisti. Sì, è molto molto diverso dall'uso che si fa di Twitter, esatto, ma l'uso che si fa di Facebook, Facebook. Esatto, sì, senza e quindi dubbio. Essendo una piattaforma d'elite ovviamente porta con sé una quota di utenti che si interessa di politica, contrariamente magari anche a quello che abbiamo sentito dai dati, no? Su Facebook e sull'interesse per la politica in Facebook, specialmente tra i più giovani, i dati della social room che avete presentato. La buona notizia sui dati CNR Policom è che nessuno dei leader politici ha acquistato pacchetti di account gonfiati di account per gonfiare i suoi follower?
Assolutamente no, nel senso che dai nostri dati non risulta, almeno negli ultimi tempi, un acquisto massiccio di follower, perché in realtà tutti i follower sembrano essersi aggregati via via a seguire i profili dei vari leader e dei vari partiti. Questo non vuol dire che non ci sia una quota di fake follower nei leader. Basti pensare ai semplici bot di app che iniziano a seguire, no? Se i tweet retweetano e diffondono, diciamo, determinati contenuti, come fosse anche le previsioni del tempo, però non risulta esserci un acquisto massiccio di follower. Quello che invece esiste e che è stato segnalato, diciamo, in altre occasioni è la presenza, diciamo, di app, chiamiamole così, in realtà diciamo, app per intenderci, perché è un linguaggio abbastanza comune, che in qualche misura sfruttano i follower reali dei leader per ritwittare il messaggio del leader, il post, e diffonderlo oltre la cerchia dei propri sostenitori, per le caratteristiche tipiche che ha questa piattaforma. Non è Facebook, non è una piattaforma in cui l'amicizia è bidirezionale, ma è una piattaforma asimmetrica, e quindi la diffusione delle informazioni può andare oltre i propri follower, perché diciamo, si coinvolgono gli amici degli amici degli amici degli amici, eh sì, per le interazioni che è intrinseca a Facebook, chiaramente. Voglio coinvolgere Daniele Marini, direttore scientifico, come detto prima, di Community Media Research. Qua c'è un'altra ricerca, un altro studio, altri dati molto molto interessanti che ci dicono come si informano in qualche modo gli elettori, come si informano gli italiani. Sono i social a prevalere? No, da questo punto di vista no, ecco, però distinguerei la informazione dall'opinione, perché l'informazione è molto veloce, liquida, per così dire, cioè si consuma molto rapidamente. E se noi andiamo a guardare quali sono i canali privilegiati attraverso i quali gli italiani si informano, troviamo una sorta di multicanalità. Al primo posto, però con un pareggio sostanziale di fatto, cioè la televisione, e il web e i quotidiani sono i tre punti prevalenti. Quando parlo di web non parlo però di social, perché in realtà la gente sui temi della politica si informa nella rete in generale, Google, internet e coi blog e così via. Mentre i social, cioè Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, sono più utilizzati dal punto di vista, diciamo così, della socialità, quindi del divertimento, dalla ricetta fino a, che so, altri argomenti, ma molto meno la politica. Ecco, questi sono i tre canali principali. Però se poi noi chiediamo agli italiani, ma voi attraverso cosa formate la vostra opinione, che quindi richiede più tempo per essere sedimentata, per essere elaborata, la classifica cambia. Al primo posto troviamo i quotidiani, quindi diciamo così gli old media, il che non vuol dire il quotidiano cartaceo, può essere anche il quotidiano web, ma comunque online. Il quotidiano, il giornale. E al secondo posto troviamo invece internet in generale, cresce invece il ruolo delle reti sociali, cioè in particolare la famiglia, gli amici, cioè quegli ambienti nei quali le persone si scambiano opinioni, condividono idee e quindi le rielaborano. Quindi informazione e opinione seguono due canali complementari ma diversi. Semmai volevo agganciarmi alla notizia iniziale precedente, cioè del timore che ci possano essere fake news che entrano e quindi mobilitano diversamente l'elettorato, ecco, anche nella ricerca che abbiamo realizzato emerge un dato in particolare, e cioè che soprattutto gli indecisi, quindi quelli che al momento del sondaggio hanno dichiarato che non sapevano se sarebbero andati a votare, e in particolare fra le giovani generazioni, ecco, queste sono le persone che più di altre ottengono informazioni attraverso i cosiddetti new media. Quindi è questo che potrebbe essere un elemento, diciamo così, distorcente. Però nei fatti, appunto come anche testimoniavate voi dai dati all'inizio, Facebook, Twitter sono più strumenti o per addetti ai lavori, Twitter, oppure per la socialità, Facebook. Le
comunicazioni politiche viaggiano attraverso altri canali. C'è un dato che stiamo vedendo qua sul nostro fascione, che è un altro dato di questa rilevazione di Community Media Research per la stampa. Il 37,1% di italiani mi pare 37,1% adesso è scomparso il dato, comunque era quello all'incirca, si occupa di politica. È un buon dato? Si interessa alla politica? Allora, intanto diciamo che in queste settimane, in questi mesi, è difficile sfuggire all'informazione politica, cioè da questo bisognerebbe disconnettersi non venire a contatto con notizie di politica, però comunque c'è un dato interessante, appunto, ben oltre un terzo degli interpellati dichiara di essersi attivamente interessato a questi temi. Se ci aggiungiamo un altro 40% circa che diciamo segue la politica anche se non in modo così preciso e quotidiano, ecco che abbiamo che oltre il 70% della popolazione in qualche modo orecchia i temi della politica. D'altro canto, interessarsi in modo continuo e approfondito è anche complicato se noi guardiamo allo scenario politico attuale fra partiti che attuale, nascono, muoiono, si aggregano, quindi ecco, però insomma, è complicato, c'è un significativo interesse. C'è un significativo interesse a seguire i temi della politica. Voglio concludere con Alessio Postiglione guardando un po' a quello che è stato oggi l'allarme lanciato dagli 007 italiani, ovvero il rischio di cyberattacchi per condizionare le elezioni. Che significa? A cosa dobbiamo stare attenti? Come dobbiamo difenderci? Che succede? Ma c'è un tema da parecchio tempo che riguarda la possibilità che magari alcuni stati possano intervenire nelle elezioni. Secondo me questa notizia è una non notizia, perché da sempre russi o americani sono interessati a quello che succede politicamente in tutti i paesi e soprattutto nell'Italia, che è un paese strategico dal punto di vista energetico e geopolitico. A complemento di quello che diceva l'ultimo professore intervistato, è opportuno riflettere su come la politica in realtà non riguardi semplicemente la discussione che verte su argomenti di tipo politico. Delle notizie che per esempio fanno riferimento al fatto che i nigeriani o i migranti siano per sé criminali e criminogeni, anche se non è trasmessa attraverso un giornale, è un'informazione, l'informazione cioè dell'industria culturale, che serve a formare, a costruire socialmente la realtà, e la costruzione sociale della realtà ovviamente influisce sulle decisioni politiche che vengono assunte. Cioè noi oggi ci troviamo di fronte a un problema di sicurezza percepita che non nasce dal fatto che i giornali pubblichino per esempio dati falsi relativamente a un aumento dei crimini commessi da migranti, perché noi sappiamo l'esatto opposto. Ma ci sono post magari di un amico, di un influencer, della fidanzata, che dicono: oibò, ieri ho visto un nero che mi ha squadrato alla stazione Termini e mi sono sentito insicuro. E quindi non la dati creazione... oggettivi, non dati ufficiali, non dati oggettivi, ma sensazioni, questo è quello che prevale. Purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie ancora ad Alessio Postiglione dell'Istituto Universitario Europeo, grazie a Daniele Marini della Community Media Research, grazie a Roberta Bracciale, fondatore di Polycom.online. Io vi ringrazio, vi saluto, alle 17 il telegiornale ancora in diretta da Milano e si ripartirà dalla vicenda Embraco, torneremo sul caso del ministro Calenda che è a Bruxelles per cercare una soluzione che possa salvare i 500 licenziati. Noi, se volete, ci vediamo domani. Grazie.